spoštovani. Bilo je prav na današnji dan, 13. julija 1920, ko so fašistični nestrpneži napadli in je bil v plamenih uničen narodni dom, to večna nemsko poslopje, pred katerim stojimo, zgrajeno v letih 1901-1904, po zamisli arhitekta Maxa Fabijanija, ki je bilo srce in simbol slovenske navzočnosti v mestnem središču ter zato vedno trn v peti italijanskim nacionalistom. Tako se je za primorske Slovence začelo najbolj boleče in žalostno obdobje, ko se je začela najhujša raznarodovalna politika, ko se je začelo ukinjati slovensko besedo, zapirati slovenske šole, ko ni bilo več dano moliti v materinem jeziku, ko je ugasnilo plemenito in ustvarjalno srce kulturnika in glasbenika Lojzeta Bratuža, ko so se začela pridančevati imena in priimki, ko se je zgodil prvi in drugi tržaški proces, ko se na vazovski gmajni posredi fašistične milice padli Vidovec, Marušič, Miloš in Valenčič, ko so se začeli konfinacije naših ljudi, do tistega septembrskega dne leta 1938, ko je prav v našem mestu na glavnem trgu Benito Mussolini razglasil uvedbo zakonov o rasni diskriminaciji. In tako, ko so ognjeni zubli požrli narodni dom, se je začel upor proti fašizmu in takratni diktaturi. Primorski Slovenci pa se niso uklonili in tudi z velikimi žrtvami uspeli obdržati tisto pokončno držo slovenstva in pripadnost narodu in domovini. Tragedije prve in druge svetovne vojne, nacizem in fašizem, koncentracijska taborišča, totalitarni režimi, žal tudi v današnjem času številni lokalni konflikti, uničevanje kulturne dediščine, zatiranje človeškega dostojanstva, genocid v Srebrenici, samo da omenim nekatere, so in še danes zadajajo moralni skupnosti človeštva globoke rane in se sprašujemo, kdaj bomo lahko rekli, da živimo v miru, medsebojnem spoštovanju in razumevanju, blaginji, da bomo človeku v stiski ponudili roko iskrene pomoči, kajti zavedati se moramo, da bomo presojeni, za kar bomo znali zgraditi v dobro vseh in si vedno skupno prizadevali, da spoštovanje svobode in medsebojne solidarnosti krepi demokratične vrednote življenja. Spominjanje na dogodke, kot je ta danes, morajo zavedno ostati vtisnjene v naš kolektivni spomin ter obstati kot opomin, česa je zmožen človek, ko ga v njegovih dejanjih vodi najokrutnejše zlo. In tu bi rad spomnil na besede nedavno preminulega taborišnika in nobelovca Elija Wiesla. Kjerkoli in kadarkoli so človeška bitja podvržena trpljenju in ponižanju, se moramo opredeliti. Neutralnost pomaga tiranu, nikoli žrtvi. Tišina opogublja učitelja, nikoli trpinčenega. In prav gotovo, v letu, ko slovenski narod praznuje 25 let svoje lastne in suverene države, bi moral tudi spomin na plamen narodnega doma pomagati krepiti narodno pripadnost in državljansko samozavest. Saj po Otonu Župančiču, domovina je ena sama nam vse dodeljena in eno življenje in ena smrt. Prepričan sem, da smo to sposobni narediti v skupnem krepljenju po miru, svobodi, medsebojnem razumevanju in spoštovanju, ter družbenem napredku, ter tako prispevati za boljši, svetlejši in pravičnejši jutri za nas in za bodoče rodove. Hvala. Buongiorno a tutti, presidente del piccolo club turisti triestini, ricostituito da 2 anni e mezzo. Ringrazio la Slovenska Skupnost per averci concesso di partecipare anche noi a questa cerimonia, a questa commemorazione tanto dolorosa per la città di Trieste. Il 13 luglio non è stato solo l'attacco all'incendio del Narodni Dom di Trieste, sappiamo che la stessa cosa è successa a Pola, a Pisino, a Fiume, e è stata veramente una giornata di pogrom nei confronti praticamente di tutto quello che non era italiano nella cosiddetta Venezia Giulia. Il Club Turisti Triestini quindi vuole unirsi al dolore di chi commemora questa data, perché questa è la data nella quale inizia la distruzione della città multiculturale e multietnica di Trieste. È una data terribilmente grave per la nostra storia. Sappiamo cosa è successo dopo il 13 luglio, no? Una catena, un elenco di cose inenarrabili, no? La violenza nazionalista. Molto breve voglio essere, quindi fondamentalmente voglio ringraziare la comunità slovena come le comunità croate, serbe,
armena, tedesca, ebraica che continuano a vivere a Trieste perché grazie a loro Trieste è ancora unita all'Europa e sopravvive dopo tanti anni di propaganda di cultura nazionalista. Grazie. Buongiorno, mi scuso, parlo in italiano, non ho competenza linguistica, il fascismo e il nazionalismo hanno fatto gravi danni anche agli italiani di Trieste privandoli di competenze che avrebbero potuto essere molto utili nel rapporto con il retroterra naturale di questa città. Sentite e pensate questa frase che tolgo tale quale da una delle moltissime lettere triestine del Gaida, lo scopritore del problema di Trieste per conto della stampa. Già alle porte più lontane di Trieste, nei villaggi che guardano ancora sul mare, la gente non è più tutta italiana. È un gigantesco, silenzioso assedio di una razza ancora barbara che cinge tutti i bastioni di questa città pura di latini millenari. Ma proprio in questi giorni il censimento del 1910 ci ha rivelato che i barbari sloveni sono meno analfabeti degli italiani della Giulia. Le frasi che ho appena letto sono state scritte nel gennaio del 1914 da Angelo Vivante, l'intellettuale socialista triestino, ebreo e autore di Redentismo Adriatico, la più lucida e approfondita analisi del problema nazionale nel litorale austriaco e in particolare a Trieste. Nella Giulia vivono da secoli due popoli, l'uno, l'italiano, si è nutrito sinora dell'altro, lo slavo, perché questo dormiva, aveva scritto Vivante sulla voce il periodico di Prezzolini a Firenze, ma ora lo slavo si è svegliato e non si riaddormenterà. Mancavano allora pochi mesi allo scoppio della prima guerra mondiale, poco meno di un anno e mezzo all'ingresso dell'Italia nel conflitto e 6 anni all'incendio del Narodni Dom o del Bankan, il centro polifunzionale sloveno e slavo, opera di Max Fabiani, sotto il quale ci troviamo. Vivante non avrebbe visto il rogo perché morto suicida nel 1915, probabilmente perché sopraffatto dall'aver visto crollare tutte le sue speranze di realizzare una società nuova e pacifica, più giusta e più rispettosa dei diritti civili e sociali dei cittadini. Sono partito da una sua citazione perché i club turisti triestini, che assieme alla slovenca Skupnost ha promosso la commemorazione odierna, giorni fa ha ricordato pure l'anniversario della scomparsa di Angelo Vivante, un personaggio che meriterebbe dei riconoscimenti molto superiori a quelli che gli sono stati sinora tributati. Ma si sa, qui per tutto il Novecento si è sistematicamente evitato di considerare o di ricordare ciò che non è italiano, o meglio italianissimo, ossia nazionalista. Tutto in sottrazione a Trieste, invece che in addizione, in relazione all'italianità, e così invece di un totale cospicuo si è arrivati a poca cosa. Con l'affermarsi di una tendenza ostile alle altre componenti di questa città, di una impostazione negazionista della natura plurietnica e cosmopolita che è stata citata da Alessandro, Trieste ha rinnegato se stessa, ha tradito la sua vocazione e le sue origini, o meglio, a farla ha provveduto una componente cittadina erede della politica liberale nazionale, poi potentemente aiutata dal potere centrale fascista. Come ha ben scritto Paolo Rumiz, questa città ha subito una sorta di mutazione genetica, le sono state iniettate robuste dosi di sangue latino, mentre c'è stata una silenziosa emorragia dei non italiani, allogeni, ancorché molto spesso autoctoni da generazioni e generazioni. Un esodo che è stato calcolato approssimativamente in 50.000 persone e che è stato favorito quando non forzato. Dopo la liberazione le cose sono cambiate, ma non così tanto, perché il collidere qui delle zolle ideologiche ed economiche, oltre che statuali e linguistiche, come la famosa cortina di ferro, non ha aiutato ad arrivare a una realtà diversa, capace di rivitalizzare Trieste. Ci sono stati anche il forte ricambio legato ai profughi istriani e alla partenza di molti triestini dopo il 1954, ricorderete il sarcastico "la madre arriva, i figli partono". In questo contesto le contrapposizioni nazionali sono state anche naturalmente rinfocolate e sfruttate a fini elettorali, quindi di potere politico. Oggi le cose vanno meglio, però rimangono ancora delle zone buie, legate anche alla cronica incapacità dell'Italia di fare i conti con il proprio passato.
italiani brava gente, non si dice, vittime o al massimo traviati da cattivi alleati a cui vanno addebitate tutte le colpe. E l'esistenza di queste zone buie, di queste zone oscure, è testimoniata in me anche da questo piccolo evento. Nessuna presenza di autorità e associazioni, faccio eccezione per la regione rappresentata qua da vicepresidente del Consiglio Igor Gabrovets, però ho il fortissimo sospetto, scusatemi, che sia legata alla persona e non all'istituzione. Abbiate pazienza, se fosse stato un altro, un figlio, non lo so. La componente italiana e statuale che dovrebbe rendere testimonianza di verità e giustizia è assente. Invece della cosiddetta redenzione si parla e si parlerà ancora molto, in genere a sproposito, aspettiamoci 2 anni di sproloqui retorici, mentre poco o nulla si ricorda l'incendio del Nardi Dom, che ne è conseguenza, oltre che premessa, di altri gravissimi mali. Umberto Saba ha definito la sua città la più fascista d'Italia e Mussolini sapeva di trovare qui un terreno ferace. Infatti, dopo la fondazione dei fasci a Milano, immediatamente ha proceduto con Trieste, l'indomani. Se nel capoluogo lombardo i tesserati risultano 6.000, a Trieste ammontano a 14.700, Milano e Trieste. La popolazione cittadina, che è lo 0,5% di quella del paese, fornisce al fascio il 20% degli iscritti nazionali e fornisce anche uomini di punta ferventi come quel Niccolò Giani, direttore della scuola di mistica fascista, cui anni fa si voleva intitolare una piazza. Il nostro sindaco Roberto Di Piazza è stato fermato in extremis. Di Trieste era anche quel Aldo Vidussoni, nominato nel 1941, appena 25enne segretario nazionale del partito, che andò a Roma per proporre una soluzione finale anche per gli sloveni, gli ingrati sloveni, che invece di festeggiare e inneggiare all'annessione, alla redenzione della provincia di Lubiana, facevano resistenza agli italiani. Annotò Galeazzo Ciano, genero di Mussolini, nel suo diario, li vuole ammazzare tutti. Mi permetto di far osservare che sono 1 milione. Non importa, bisogna fare come con gli ascari, sterminarli tutti con i gas. Devo questi dati all'amico Livio Siro, presente che saluto, che li ha inseriti nel suo libro Non era una donna, era un bandito, dedicato alla partigiana Rita Rosani. Poi lui li ha presi da altre parti, ma anche quelli che hanno preso da altre parti li avranno trascritti dalle note di qualche solerte funzionario fascista, magari avrà anche gonfiato i dati, non lo so per quella figura. Ma dunque, veniamo al 1916, a quel 13 luglio da cui comincia tutto in qualche modo. A Spalato, lo sapete, ci sono stati 2 morti italiani, il comandante della nave Puglia, Tommaso Gulli, e il motorista Dorosso, uccisi nel corso di incidenti. L'indomani, appunto il 13 luglio, a Trieste, in Piazza Grande, da poco ribattezzata, intitolata l'Unità d'Italia, viene organizzata una manifestazione. Sul podio il segretario del fascio, Francesco Giunto, che tuona, parlando di un passante aggredito perché leggeva un giornale sloveno e tratto in salvo dai carabinieri: fratelli, che avete fatto voi del provocatore pagato? È stato poco, dovevate uccidere. Bisogna stabilire la legge del taglione, bisogna ricordare e odiare. L'Italia ha portato qui il pane e la libertà, ora si deve agire. Abbiamo nelle nostre case i pugnali ben affilati e lucidi che le ponemmo pacificamente al finire della guerra. E quei pugnali li prenderemo per la salvezza dell'Italia. I mestatori jugoslavi, i vigliacchi, tutti quelli che non sono con noi, ci conosceranno. Poi si sparge la voce dell'uccisione di un ragazzo, Giovanni Nini, che lavorava al vicino ristorante Bonavia. I contorni della morte sono oscuri, ma il giovane diventa all'istante martire fascista, vittima dell'odio slavo e occasione per un raid punitivo verso diversi obiettivi. Naturalmente il principale è il Nardi Dom, emblema della presenza slovena e slava a Trieste. Si tratta di distruggere un simbolo per sostituirlo con un altro simbolo, quel logo che Renzo De Felice definirà poi il vero battesimo dello squadrismo organizzato in tutta Italia. Gianni Stuparic, letterato dai forti sentimenti patriottici italiani, descrive così la scena. Capitai sulla piazza mentre arrivavano i pompieri e gruppi di squadristi impedivano loro di mettere in azione le pompe. La piazza era per un tratto deserta, il calore delle fiamme e la caduta dei tizzoni tenevano in giro scostata la folla. Il massiccio edificio di 6 piani dell'Hotel Balkan non era più se non una vuota cornice di muri, muri maestri, alle fiamme spettacolose che da terra salivano ruggendo verso il cielo. Nel tragico spettacolo di quel pomeriggio io avvertii qualche cosa di immane. I limiti della piazza mi si allargarono in una visione funesta di crolli e rovine, come se qualcosa di assai più feroce della stessa guerra passata
minacciasse le fondamenta della nostra civiltà. Qualcosa di feroce che minacciava le fondamenta della civiltà, le radici, è la definizione molto efficace ancorché data a posteriori. All'epoca si scrissero parole molto diverse. Rino Alessi, condiscepolo, amico, fraterno di Mussolini, direttore e poi proprietario del piccolo sottratto all'ebreo Teodoro Maier, impedito a mantenerne il possesso dalle leggi razziste. Rino Alessi, dalle colonne del piccolo, inneggiò alle fiamme purificatrici del Balcan. Non molti anni dopo, da San Sabba si sarebbe levato il fumo di altre fiamme ancora più radicalmente purificatrici. Ecco, per chiudere questo intervento, che è durato troppo, risottolineerei quello che manca a questo momento di ricordo. Una componente italiana, istituzionale, in rappresentanza della città tutta, perché è un fatto che ha interessato le sorti e i tristi destini della città tutta. Sarebbe assurdo e oltraggioso lasciare i soli ebrei il ricordo delle leggi razziali o razziste, come qualcuno più correttamente le chiama. Io credo che il caso del Narodny Dom sia simile e che risultino vergognose le assenze. Per un guizzo conclusivo di ottimismo, ricordo che di poche settimane fa la notizia della riapertura del Narodny Dom di Guardia e Guardieta, una delle tante strutture degli sloveni che venne requisita e assegnata ai fascisti all'associazione Quis Contra Nos. L'edificio, che dispone di 1000 metri quadrati coperti, verrà restaurato al fine di essere utilizzato a titolo gratuito per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Ospiterà lo SLOI, una parte della Biblioteca Nazionale e una sala polifunzionale. L'intervento è in ottemperanza del Memorandum di Londra del 1954. Meglio tardi che mai. Vala, grazie, però vorrei aggiungere una cosa sostituendomi a Luciano Ceschia, che doveva esserci e che non noto. Lui voleva lanciare qui l'idea, che io a titolo personale, per quello che conto, condivido al 100%, di intitolare questo spazio al Narodny Dom o all'incendio del Narodny Dom, anche perché qui non ci sono numeri civici a parte questo ingresso. Sapete che uno dei grossi problemi nelle modifiche al viario, no, alla toponomastica, è legata ai costi proprio, agli spostamenti. Qui non c'è questo problema. Io credo che un episodio del genere, che ha segnato così profondamente, che è stato il punto di partenza dell'orrore novecentesco di Trieste, debba, l'orrore comincia con la guerra, ma insomma è la prosecuzione naturale, no? È il scopo per cui la guerra l'Italia l'aveva fatta. E io credo che questo veramente debba trovare posto nella nostra strada, nella nostra città e nella nostra storia. Grazie. Na koncu dovolite mi, da se zahvalim vsem vam za vašo prisotnost. Še posebna zahvala gre generalni konzulki za njeno prisotnost, oziroma da je svojo prisotnost počastila ta kratek, a pomenljiv spominski trenutek. Posebna zahvala gre seveda tudi govorniku, gospodu Švabu, gospodu Gambatiju in gospodu Santinu za te besede in za tudi to spominjanje teh tragičnih dogodkov pred 96 leti. Un ringraziamento da parte mia, da parte della Slovenska Scupnost, a tutti voi per la vostra presenza. Un grazie di cuore al Console Generale della Repubblica di Slovenia, che è sempre presente alle nostre manifestazioni. E un grazie veramente di cuore al signor Schwab, al signor Gambatti, al signor Santin per le parole di commemorazione in questa occasione. Colgo l'occasione, anzi al volo, la proposta del signor Santin, e che la giro direttamente al nostro consigliere comunale Igor Schwab, e credo che sia una proposta da portarla avanti in tempi brevissimi, e credo che siamo tutti d'accordo su questa proposta. Vi ringrazio tutti, se zahvaljujem vsem in se vedali vdam naprej. Hvala. Io vi porto il saluto del Dipartimento di Scienze Giuridiche del linguaggio dell'interpretazione. Vi ringrazio per questa cerimonia. I nostri studenti vedono ogni giorno queste bellissime targhe che sono state qui apposte e si rendono sempre di più conto
e si rendano conto della storia, di come le cose fossero così difficili, così tragiche, come è stato ricordato, e di come bisogna sempre cercare di, come dire, di migliorare e di portare avanti delle idee di pace, delle idee di ottima convivenza. Fra, mi è piaciuto molto quanto ha detto proprio lei, non ricordo, mi spiace il suo nome, Sgarmati, ma proprio l'idea della convivenza di tutte le comunità che vivono qua a Trieste e che fanno la ricchezza di questa città. Ed è proprio per questo che noi cerchiamo di insegnare le lingue, le culture e ovviamente in particolare poi anche le lingue, le culture slave che erano così ben rappresentate in questo edificio. Grazie, perché bisogna ricordare, questo è importante, bisogna ricordare per poter poi andare avanti nel modo corretto e costruire per l'appunto, come è stato detto qua, una Europa. Grazie. Senza qualium, ringrazio la dottoressa Rega anche per il suo intervento e per la sua partecipazione a questa commemorazione. Qua la Shankra Tusem in Lev Dansvela, la prego.